Giornata, rieccoci insieme, vi ricordo, siamo in diretta. Magari molti di voi hanno l'opportunità di essere a casa, stanno facendo un ponte. Chissà, sono anche davanti al televisore perché la giornata non è delle migliori, non si presenta effettivamente un prossimo primo maggio sotto l'insegna del bel tempo, come invece si poteva auspicare. E allora, allora è il momento anche di fare delle riflessioni. Siccome, ripeto, siamo in diretta, potete anche telefonare, mandare i vostri messaggi e avere le risposte dal nostro interlocutore, il nostro esperto. Ben arrivato Carlo Rofolini, presidente regionale dell'Adico, associazione di consumatori, grazie di essere qui con noi. Grazie a te. Abbiamo avuto l'opportunità di fare un collegamento telefonico la settimana scorsa perché parlavamo appunto eh, di alcune problematiche abbastanza evidenti, ma adesso, come avevo promesso, le affrontiamo direttamente con lui in studio. Eh, fatti due conti alla mano, secondo l'Adico, al termine dell'anno le famiglie si troveranno una mega batosta circa di 2.200, alcuni azzardano a dire 2.400 euro per famiglia di aumento tra costi dell'energia elettrica che adesso ne parleremo insieme, c'è stato col primo maggio c'è una bella mazzata che arriva, della benzina e poi l'Imu e l'Imu Bis cioè, ovvero tassa di scopo e altre, ta altre tasse dirette e indirette che sono state preparate, belle e pronte. Naturalmente a peggiorare il tutto è una situazione di gravissima crisi che ormai ben conoscete, molti che rischiano di perdere il posto di lavoro. Chi ha il posto di lavoro tranquillo, chi prende un bello stipendio, un dipendente pubblico se ne sta rilassato, come anche chi magari prende certi provvedimenti, ad avere grandi problemi sono ben altri, vero Presidente? Purtroppo il quadro che hai fatto rispecchia esattamente la realtà perché molte volte si tengono conto appunto di queste situazioni valutando sempre chi ha un lavoro e quelli che sono i redditi disponibili che una famiglia ha. Oggi dobbiamo ragionare con il senno di AVEVA perché scopriamo che ormai anche questi scenari si stanno modificando, c'è chi è in cassa integrazione. C'è chi è nato in pensione e purtroppo si trova uh, ancora ad aspettarlo a percepire pensioni di 600-700 euro. C'è chi ha dovuto andare a convivere nuovamente con la mamma e col papà per mettere assieme quelli che erano i redditi disponibili che ciascuno aveva e di cui ciascuno poteva beneficiare a casa propria, cercando di arrivare a fine mese. Chiaramente eh, parliamo di arrivare a fine mese, quando in realtà sappiamo che le difficoltà cominciano ad esserci già dalla terza settimana. E soprattutto parliamo di una situazione che in previsione quelli che saranno i prossimi mesi da qui innanzi, e sicuramente saranno dei mesi ancora più difficili. In particolar modo anche con l'introduzione di quelle tasse che hai parlato tu poco fa, come l'IMU, dove magari faremo un piccolo approfondimento e dove sicuramente già da oggi dovremo dire agli italiani di fare bene i conti a fine anno con la tredicesima perché sicuramente dovrà andare. Buona parte di questa tredicesima a dover essere utilizzata per effetto di conguagli o di rivalutazioni catastali o di coefficienti IMU che il comune non ha avuto tempo di applicare adesso, ma che farà nei mesi alla successivi. Fine, quindi, attenzione alla fine dell'anno, Attenzione la prima... alla fine dell'anno, perché oggi, in questo momento, in mancanza di alcune decisioni, hanno deciso di applicare. Eh, l'aliquota minima del 4 per 1000 è sulla prima abitazione del 7,06 uh, sulla seconda casa 7,16 scusa. Però sappiamo che, alcuni comuni l'8,8 che eh, possono aumentarla di due punti sulla prima casa e portarla fino all'106 sulla seconda casa. Per cui chi che non ha deciso è soggetto al 4 e 7,8, mentre per chi che lo deciderà come faranno quasi tutti, da qua. A fine anno, per effetto dei conguagli appunto e dei saldi che si dovrà pagare a dicembre, si dovrà tener conto dei provvedimenti che il comune decideranno. Ecco per andare un po' per step, affrontare le varie problematiche. Eh, aumento dell'energia elettrica. Mm, si prevede un 21 euro eh, a, per famiglia a fine anno no? di aumento complessivo circa, poi dipende dall'utilizzo che uno fa dell'energia elettrica. È una cifra rilevante. Per alcuni eh, raddoppia decisamente l'importo. Altro che, e anzi per rendere ancora la cosa più incredibile, dobbiamo tener conto che questo aumento del 4,3% è il secondo aumento che c'è stato nel primo trimestre esatto. del 2012. Dobbiamo ricordarci che nel primo trimestre c'è stato un aumento del 5,8% con un impegno del governo a fare in modo di trovare delle soluzioni che avrebbero dovuto contenere questo famoso aumento secondo step del 4,3%. Come al solito ci sono stati fatti dei slogan da parte di qualche ministro, nel frattempo con la scusa del ponte e delle vacanze gli italiani se ne sono dimenticati gli impegni che i ministri avevano preso per cercare di, di contenere questo secondo aumento, oggi dal primo maggio dobbiamo dire che gli italiani si dovranno ad a pagare la bolletta dell'energia elettrica del 5,8% più del 4,3%, quindi sommato a quello che era il primo aumento e il secondo di, que di, di, questo di questi giorni che andrà in vigore dal primo maggio, Sarà un aumento che oltre ai 21, andrà a sommarsi in altri 50-60 euro. Che poi, a nostro avviso, rispetto ai conti che ha fatto l'autority, saranno molto più incisivi. Ma comunque, un centinaio di euro all'anno si troveranno a dover pagare. Quindi, 10 euro circa in più al mese, paghiamo come nucleo familiare, dovremo un po' tenerne conto. Non è una cosa, voi state facendo qualche cosa, o in generale le associazioni di consumatori, per questo tipo mm. di pressione eh, costante, continua? E in questo momento la cosa che può fare l'associazione dei consumatori, come sta facendo l'Adico in questo momento, è denunciare questa situazione, queste azioni e questi mancati impegni che, se erano, che qualche mini... Politico aveva deciso di prendere. Chiaramente purtroppo eh, i margini di manovra che ha un'associazione dei consumatori di fronte a questi adeguamenti di queste delibere perpetuate dall'autority non c'è moltissimo da fare. Partiamo con quelli che sono i consigli che una persona può adottare per cercare di contenere le bollette. In primis bisogna fare sempre attenzione ai propri contratti di casa e soprattutto alle fasce di consumo che le famiglie magari rispetto a poco tempo fa erano abituate perché ci sono. Dei contratti dove di giorno paghi di più rispetto di notte e sabato e domenica paghi di meno rispetto da lunedì e venerdì. Ma adesso sembra che abbiano quasi parificato, no? Sì, perché le poi questo rare. cosa è successo? Che diversificando le fasce si è aperto un, un po' come sulla telefonia mobile, una grandissima quantità di proposte da parte di ogni singolo operatore in questo senso o fornitore, se parliamo di energia elettrica o produttore. Chiaramente questo ha fatto sì che c'è stato un grandissimo flusso di migrazione da una compagnia all'altra, quindi chi che aveva delle fasce orarie rispetto a chi oh, non ce l'aveva, chi aveva la possibilità di bloccare un prezzo per due anni rispetto a chi non ce l'aveva, chi proponeva degli sconti, eccetera. Alla fine dobbiamo anche dire tenete conto un pochino di quelle che sono le vostre reali esigenze e abbiate un po' la pazienza di valutare quelle che sono un pochino le vostre abitudini. Con, Commisurate quelli che sono i contratti che vengono proposti, però tona grave il fatto di questo aumento del 10% perché, comunque, è un aumento significativo ed è un aumento che in questo momento. Non era il caso proprio di proporre un aumento che molte persone si rivolgono anche ai nostri uffici, un po' anche incavolati, per capire perché vede purtroppo quando si parla di aumento dei carburanti, non parlo delle accise ma delle variazioni e delle speculazioni che ci sono con il prezzo del petrolio che poi si ripercuote negli automobilisti con il prezzo della pompa, comunque inevitabilmente questi aumenti vanno a ricadere su quelli che sono in questo caso, parliamo di bollette di energia elettrica. E ricordiamo un 10% e ricordiamo l'aumento della bolletta del gas che c'è stato comunque all'inizio del trimestre del 2012, ma poi anche quelli che sono tutti un po' i processi di lavorazione e tutta quelle che sono un po' la logistica dalla distribuzione, dal dispaccio da, e dalla, quindi dalla lavorazione comunque i prezzi alla fine andranno a ripercuotersi su quello che è il prodotto finale di cui purtroppo le famiglie e i consumatori in questo caso si troveranno a dover subire E eh, infatti quel discorso anche di della benzina, del carburante, insomma, in continuo aumento e le accise di qua e accise di là che gravano in modo pesante e poi alla fin fine andranno a gravare anche sul discorso di servizi e consumi finali. Questo è un problema enorme, effettivamente. Oggi l'Italia ha il carburante più caro d'Europa. Se prima era il secondo e il terzo posto, oggi veramente abbiamo distanziato tutti. Però è una cosa vergognosa. Dai. Una non cosa vergognosa, così. ma poi basta andare lungo i confini dell'Italia per rendersi conto che chi che, bene, chi che vive in certe aree non paga il carburante che abbiamo noi, come ci rendiamo conto che chi che paga, chi che vive oltre i confini ha dei prezzi completamente sì, diversi? Parentesi, ci sono molti che stanno facendo i dell'estate, chi me lo fa fare ad andare nel sud Italia, quindi nel nostro paese, far girare ricchezza dal punto di vista turistico piuttosto vado nella vicina Croazia e fin dove arrivo spendo molto bene di benzina, c'è un, un ammortamento importante quindi va tutto anche a danno del sistema turistico, lo spostamento altro no, che okay, adesso volevo aprire anche una parentesi non proprio pertinente, ma alla fine andare in Jugoslavia si sta rivelando anche molto più conveniente per tante altre cose, pensiamo al fenomeno, al fenomeno delle cure dei Okay, per dirne una e non voglio dirne altre perché non vorrei indurre assolutamente i consumatori a prendere delle dell'abitudine delle stravaganze perché poi c'è sempre il problema del controllo degli enti certificati, certo. di chi è autorizzato da parte di un ente rispetto a un'altra però comunque siamo in un momento di, di grandissima difficoltà io le dico che in questi mesi l'Adico sta ricevendo un sacco di proposte di persone che chiedono di farsi volontari per andare a fare la cavia umana noi abbiamo, diffuso, noi abbiamo diffuso pochi mesi fa Quella che erano dei dati pubblicati Da note quotidiani Di cui si parlava di questo fenomeno Delle cavie umane Maledetta quella volta che l'Adico L'ha voluto diffondere per dare l'entità Di quello che è un fenomeno molto grave E disperato e di con molte persone Di cui un sacco di persone in qualsiasi, Ogni giorno ci stanno chiedendo le informazioni Perché vogliono proporsi a fare la cavia umana Perché? Perché la possibilità di da un lato sì di sperimentare dei medicinali, ma in quell'altro è la possibilità di curarti, tenerti sotto controllo, essere ospitato su una clinica e essere monitorato per gli anni successivi. Quindi in un momento di grave difficoltà gli italiani stanno cercando qualsiasi soluzione per uscire da questa crisi e purtroppo quello che non sta facendo questo governo è quello di non creare degli incentivi, in particolar modo per quelli che si trovano nelle situazioni... Di maggior difficoltà economica, ma sta continuando ad abbattere la propria scura su quelli che sono ormai i beni essenziali come la prima casa, l'IRPEF comunale, l'IRPEF regionale, le accise sui carburanti e tutto quello che ci va dietro. Quando eh, basterebbe fare degli incentivi seri di defiscalizzazione nei confronti di chi assume dotare delle politiche che volgono a premiare le ditte che non ricorrono la cassa integrazione, quindi non sì. dare sempre quell'assistenzialismo per chi invece ne ricorre, ma cominciare a premiare chi non ricorre. Vogliono rendere flessibile chi che si trova in un, con un contratto indeterminato, costringendo a pagare di più chi che ha delle persone flessibili in, in, in carico. E poi c'è tutta quella questione appunto dei carburanti che per il governo è un rubinetto aperto: dove a ogni aumento e ogni variazione gli porta in, a introitare centinaia e centinaia di milioni di euro, e che quindi di fronte a quelle che sono delle speculazioni, ma anzi c'è sempre la tendenza di eh, applicare una un'accisa rispetto a un'altra. Oggi paghiamo accise oh, di 70, 80 anni fa: vediamo che poi, una volta che rientra l'emergenza, queste le continuiamo a pagare per sempre. È una cosa gravissima. mi ha appunto un messaggio che diceva meno male che ci sono i piccoli alimentari che fanno ancora credito alle persone, altrimenti saremmo morti. Questo è un altro aspetto, tra l'altro. Eh, effettivamente con la grande distribuzione certi modi di comportarsi legati proprio alla conoscenza della persona che esistevano una volta, erano estremamente diffusi perché non c'erano questi eh, non c'era le GDO, eh, consentono effettivamente magari delle famiglie ad avere un certo, un'apertura un di credito, seppur minima, legata magari alla del quotidiano fino ad arrivare alla fine del ma mese, c è, c è quindi questa è una so ottima sopravvivenza. Bravissima, e, ma c'è anche un altro fenomeno che volevo, permettimi, scusami se ti ho interrotto, perché volevo affrontarlo adesso che hai fatto questo sì. ottimo intervento, c'è anche la, questo momento di crisi dove non c'è molta moneta che gira, c'è la tendenza di mettere a disposizione il proprio tempo per ricevere dei servizi, cioè dove io non ti posso pagare metto a disposizione le mie competenze, le mie professionalità per darti dei servizi e contestualmente ricevo da parte tua altri servizi o, o magari mi paghi la spesa. E sì, qua parliamo di, di veramente di persone che si sono ingegnate a fare cose più incredibili, dal pittore a quello che assiste ai cani durante il periodo estivo, a quello che ha messo, va a tagliare le siepi per le case, a quello che fa l'amenda uh, vestiti, di, di, fa la Esattamente cioè, sì, ognuno sì. mette a disposizione le proprie competenze, non si fa pagare, ma riceve dei debiti di onore su quelle che sono dei crediti, scusami, dei, dei, dei crediti d'onore da parte di chi svolge dei lavori e in questa maniera. Un cambio merce insomma, ti in do questo che è, di è capitato in Argentina molti anni fa, prima dello scoppio di questa. Di questi tumulti che poi alla fine vede che nessuno ne parla. Ma lo sono, più. questa cosa qua, secondo me, è anche lecito che si insinui e che cresca. Perché? Perché è sintomo di una difficoltà economica. Ma ci si rende conto, non cittadini, perché i cittadini giustamente <ride> devono risolvere un problema, ma a livello governativo, che comunque con un minor eh, movimento di denaro, di acquisti, di compravendite, con questi sistemi che magari in certe realtà sono molto più diffusi l'IVA non la incassano e di conseguenza non hanno fatto che creare un danno, perché poi da altre fonti ci arrivano notizie che il sistema del, eh, del nero, del sommerso, anzi aumenta sempre di più perché dove è possibile aumenta, quindi invece che risolvere il problema lo hanno veramente aggravato e questa è un'altra problematica emergente. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme, vediamo anche gli altri messaggi e poi parliamo anche del discorso dell'Imu e della tassa di scopo che molti ci hanno chiesto. Allora, ritorniamo a noi con il Presidente Carlo Garofolini dell'Adico. Eh, parliamo un attimo dell'Imu e della tassa di scopo proprio perché eh, anche voi ne avete fatto oggetto di osservazione e anche di analisi attenta. Sì, eh, abbiamo calcolato che appunto quest'anno le famiglie sborseranno oltre 2.000 euro all'anno per effetto di tutti i ragionamenti che abbiamo detto prima. Chiaramente una di quelle componenti che andranno maggiormente a incidere su questa cifra è sicuramente innanzitutto parliamo dell'introduzione dell'IMU, che eh, l'IMU all'inizio doveva essere anche una tassa che in un'ottica di federalismo fiscale doveva raggruppare altre come la tassa dei mondizie, la famosa TIA, mm. l'IRPEF comunale eccetera, oggi cosa ci troviamo? Ci troviamo che l'IMU sostituisce l'ICI, la, la TIA continua a rimanere TIA ah. e... <ride> E purtroppo quello che prima vigeva è rimasto tutto inalterato. Quindi alla fine è proprio un'introduzione di una nuova tassa che non ha nulla a che fare con le propagande, i federalismi fiscali di un tipo anziché di un altro. Anzi, addirittura l'IPEF comunale la possono aumentare fino al 0,6%, per cui lasciamo perdere. Vabbè, per quanto riguarda l'IMU, chiaramente l'IMU sarà un salasso per i consumatori, perché? Perché innanzitutto andranno a rivalutare le rendite catastali del 60%. Quindi anche qua non si capisce, io ho comprato un appartamento tre anni fa, tu l'hai comprato 30 anni fa, chiaramente abbiamo due rendite catastali completamente diverse, la mia già adeguata rispetto alla tua, ma tutte e due dobbiamo rivalutare del 60%. Quindi già qua è una cosa incredibile. E secondo cosa, rivalutata del 60%, abbiamo questa IMU. Quindi non sarà neanche un IMU determinata da quello che era il costo fondamentalmente abbastanza paragonabile a LICI, eh, che ma dobbiamo bello. tener conto che sa un po' come pagavamo prima LICI e dovremmo aumentarlo del 60% del 60% del 60%. Quindi ipoteticamente abbiamo una renda catastale di 800 euro applichiamo la tariffa minima di 800 euro facciamo 600 euro, 700 euro quindi rimaniamo su un appartamento medio lo rivalutiamo del 60% andiamo in circa 1000 euro applichiamo il 4 per 1000 400, il 4% diventa 400 euro una detrazione di 200 euro paghiamo 200 euro chiaramente stiamo parlando di un appartamento medio, su una zona al cioè non parliamo di, secondo, di seconde case e, e parliamo con un valore Minimo del 4 per 1000, sapendo che invece può diventare il 6, che la cosa peggiore sarà che te la troverà a dicembre con la tredicesima. Certo. Se abbiamo dei figli a carico che hanno un'età inferiore di 26 anni possiamo applicare per ogni figlio 50 euro fino al massimo di 3, ma non, ab non abiterà certamente su un appartamento da 60 metri quadri una famiglia da 5, perché anche qui è stata calcolata. calcolata Chi che si dovrà avere una casa normale e abitare su un qualsiasi comune neanche in centro e avrà, avrà un appartamento di circa 80-100 m2, comincerà a sborsare anche facilmente 300-400 euro, salvo che non abbia figli e quant'altro. Chiaramente è una tassa che va a colpire la prima casa, quando noi sappiamo che per definizione la prima casa è un bene primario per gli italiani. Per chi invece aveva degli immobili dati in locazione, quindi parliamo di seconda casa, Prima si è obbligato non più a decidere quale regime fiscale adottare, eh, se eh, la cedolare secca o se pagare. E quello che è in base alla tua aliquota IRPEF detratto una franchigia del 15% perché il governo ha pensato bene di togliere anche questo 15% e ridurlo al 5% quindi chi ha un appartamento e lo dà in affitto si trova a pagare molte più tasse rispetto a quello che pagava prima Consegu que sì, chiunque, 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 quindi chiunque. conseguentemente chi si trova in affitto si troverà poi a dover rivedersi, rivalutare quello che è il contratto di affitto perché chi lo ha trovato allora. in locazione paga più tasse rispetto a prima poi abbiamo dei fenomeni critici come il genitore che con la liquidazione ha comprato un appartamentino al figlio, l'ha dato incomodato d'uso, questo non verrà più inteso come prima casa ma come o seconda, seconda casa, casa per il genitore e un secondo immobile di 60-70 metri quadri per, come seconda casa ti può costare su delle proiezioni fatte anche dall'ADICO ma da tantissime altre riviste e operatori ti può costare anche 7-800 euro di IMU oltre a quello che è la prima casa perché sulla seconda casa possono arrivare fino all'1,06. E non hai nessun genere e tipologia di detrazione, oltre a pagare l'IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, quindi ti inciderà anche per 1500 certo. euro una seconda casa di 70 m quadri. Chiaramente chi ne percepisce l'affitto pagherà molte più tasse e quindi aumenterà gli affitti. Concludo poi e chi ha il domicilio, chi ha la prima casa da una parte ma domicilio? domiciliato un'altra deve avere la residenza, deve avere la residenza. Dopo altro, perché altrimenti è seconda casa poi c'è un'altra criticità come pensiamo all'anziano che deve portare la residenza sulla casa di riposo eh, è, un altro è quello con una pensione di 600-700 euro con l'accompagnatoria, con tutti i problemi di costi che poi alla fine si sobbarcano anche i figli per mantenere l'anziano ricoverato, si dovrà pagare l'Imu sulla seconda casa quando in realtà la seconda casa risulta un immobile chiuso perché loro ti dicono Sfitto, non è la residenza, è giusto che paghi. Quindi in questo senso nuovamente sono andati a colpire un bene primario, causando anche quella che è un po' tutta la conseguenza di, 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 questa, di questa scelta di colpire un settore come quello immobiliare che è già in crisi, determinando anche quello che è un, un crollo dei prezzi, per cui tanti hanno fatto un sacrificio di pagare un mutuo per 15-20 anni. Si trovano un immobile che una volta magari valeva 200.000 euro, adesso rivento ne valgono 140 e Neanche non ti basta pagare poi gli interessi che devi riscontrare con la banca, perché poi nel momento di crisi si valutano gli spread, i tassi bancari. Il mutuo. E quindi, quindi anche in questo senso, qua ci rendiamo conto che stanno andate con queste scelte, qua sono andate a colpire un settore molto delicato come la prima casa, quando la prima casa è diventato un bene fondamentale, ma anche una garanzia in momenti di difficoltà per molte persone e anche ecco, un investimento. Per rispondere anche a diversi messaggi che sono arrivati, in modo particolare quest'ultimo: Dice, Mi vergogno tanto al mattino quando non mi alzo e non riesco ad avere i 3 euro da dare a mio figlio per la merendina. Eh, sì, Questo fa capire una grossissima difficoltà, d'altro canto, però, eh, secondo me il genitore che ha fatto questa osservazione non, non si deve assolutamente vergognare perché forse, se è genitore di un figlio risalendo indietro ad ah, anni indietro quando era figlio i genitori non gli davano al giorno i corrispondenti 6, le sicuramente 6.000 lire, ma manco 3.000 lire per comprarsi la merendina, ma gli davano la fetta di dolce fatta in casa una volta alla settimana oppure la merendina comprata al supermercato che dirsi voglia e che o, o, o quelle che ci sono nelle grandi aziende che compri che comunque a farla grande ti costeranno un euro, 80 centesimi, per cui forse anche rivedere le abitudini dovute a un periodo in cui si stava bene eh, aiuta anche i ai figli a ragionare in proiezioni diverse perché altrimenti se nulla viene negato poi questi figli quando domani saranno pronti per entrare nel mercato del lavoro avranno delle grosse difficoltà ad accettare delle batosti ineluttabili che molti giovani adesso già affrontano. È verissimo, fermo. È strano che io 3 euro non intendo più come un ticket, un buono pasto. Perché mi pare strano che uno da 3 euro come, come dici tu, però. No, c'era no, ce l'ha scritto lì nella. Sì, nel sì, messaggio, ho visto anch'io cui... e sono perfettamente d'accordo. Però è chiaro che in questa fase, dove noi sosteniamo anche noi che eh, siamo su una situazione in cui bisogna un po' rivedere tutto però ci troviamo anche sul paradossale perché se da un lato diciamo cerchiamo di utilizzare meno l'auto dall'altro aumentano i costi dei, dei mezzi pubblici oggi fare un abbonamento annuale per uno studente significa spendere anche 350 no, euro io ho due ragazzi che a settembre mi vanno a scuola devo spendere 700-800 euro di abbonamento scolastico per non parlare di 2000 euro di libri che dovrò spendere perché vanno in prima superiore allora in questo senso dobbiamo anche cominciare a capire se quelle che sono le scelte fatte da alcuni politicanti sono. È eh, quello che dice il messaggio che è arrivato adesso. Un altro messaggio. io una volta eh, ho detto chiaramente: i politici dovremmo un po' organizzare un grande fratello, no? Prendere questi politici stipendiati per centinaia di migliaia di euro l'anno e metterli su una casa, dargli mille euro al mese, eh, fargli che capire che difficoltà io. si ha a arrivare a fine mese, mi dimostrano come fanno in sei mesi, riuscire ad accantonare mm. qualcosina, ma già che pagassero le bollette e poi li metterei al governo ma e infatti, a dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato. Perché oggi abbiamo politici che hanno 70-80 anni, che prendono un milione e mezzo di euro, che pensano per i giovani e dicono cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma questi secondo me non hanno neanche contatto con la realtà. Questa sì. è una cosa peggiore. Chi che prende 600-700 euro di pensione al mese? Io a Ladico vengono persone che non hanno soldi per comprarsi la carne vanno da macelleria esatto, con bre. 5 euro a comprare 5 euro di cane, Benissimo. Non comprano no, ma questo... due mele? un limone, Mi una fa. cipolla, cioè si, eh, non si, non hanno neanche più il coraggio di andare appeso Assolutamente, no, ma questo è correttissimo, quello che vorrei cercare anche di capire eh, con lei perché siamo stati anche sollecitati a far intervenire chi rappresenta i cittadini, i consumatori, molte volte sono persone eh, che mi fermano per strada e dicono ma perché non invitate noi in trasmissione, noi piuttosto cioè, sappiamo benissimo quali sono i problemi perché li viviamo, siamo persone anche noi sulle nostre spalle purtroppo di noi tartassati all'inverosimile. E cerchiamo di invitare chi rappresenta, perché lei rappresenta diciamo, i consumatori che magari ha più titolo per abbracciare tante, tante diverse situazioni. Poi voi che state a casa potete telefonare, potete mandare messaggi, potete mandare mail, potete scrivere in redazione, noi leggiamo tutto e poi cerchiamo di dare un'impostazione. Ecco quello che ci chiedono, ma trovare delle soluzioni. Allora da un lato abbiamo ancora ha eh, detto anche di molti eh, i cittadini che se ne stanno ancora seduti sul divano, cioè vuol dire che stanno là, come diceva lei prima fuori onda, acquiescenti, va bene tutto, pazienza, portiamo pazienza fin dove arriviamo. Non si sa fin dove si arriva. E quindi manca la volontà di muoversi, perché i politici fanno quello che vogliono, se il popolo è acquiescente eh, ci vanno avanti. Dall'altro capire che margine avrebbero secondo lei di fare e che cosa si può fare per far capire che eh, si è arrivati al limite, che è bene non continuare prima che sia troppo tardi, che ci Beh, sia l'onda di rientro, no? che allora dopo quella è sempre irreversibile, l'abbiamo visto anche in altri paesi? Certamente, eh, e questi sono i quadri generali che hai appena detto che l'italiano e le famiglie stanno subendo, oggi fortunatamente abbiamo una società dove eh, sopravvive anche su quella che ha la capacità di adeguarsi e di innovarsi rispetto a quelle che sono le difficoltà che ogni famiglia ogni giorno, ogni mattina eh, deve far conto per sopravvivere. Come abbiamo letto prima il messaggio della signora che deve, non ha più i soldi per dare al ragazzo per eh, comprarsi la merenda, ma oggi ci troviamo in una condizione in cui veramente si è anche, eh, anche in una fase un po' di assuefazione. Perché non c'è un giorno che non apri un telegiornale e non c'è l'introduzione sì. di una nuova tassa, di un nuovo tassello, di un nuovo balzello eccetera. Ci rendiamo conto purtroppo in che realtà ci troviamo a vivere quando abbiamo bisogno di ricevere alcuni servizi e scopriamo che non ci sono più. Eh, sì. Oggi. Conviene quasi a farsi curare da un privato anziché nella sanità pubblica, perché la sanità pubblica ticket, con i nuovi esatto. balzelli arrivi a pagare fino a 40 passa euro di ticket per una visita medica quando con 50 vado da un privato e, e non faccio le liste d'attesa. E ora anche qua c'è da, da capire un attimino se c'è un, un sistema che vuole incentivare le persone a curarsi in un modo rispetto ad un'altra. Un perché poi leggiamo no, che gli ospedali sono all'avanguardia, ti mostra ti mostra il reparto con due letti, sì. Dopo però ti mandano a morire a casa. Mm. Poi se hai un pezzo di casa, non hai diritto neanche a ricevere le cure mediche di un certo tipo, ti devi pagare anche quello che fa le punture perché viene un giorno su un giorno no. Cioè in questa situazione, chi sta in salotto e a suo è fato è anche quella persona, eh, non dico rassegnata, però è quello che non si rende neanche conto che sta cuocendo in maniera lessa piano piano, giorno per giorno. Poi ti rendi conto che quando cominci a avere un anziano, non hai un luogo di dove poterlo ricoverare. Se devi ricoverarlo ti costa tanti di quei quattrini che non sei in grado di mantenerlo perché oggi non ci sono più le famiglie di una volta dove ci sono cinque figli che lavorano e un anziano ci dividiamo le spese, oggi ci sono due anziani e uno che lavora e ti chiedono anche i 3-4 mila euro per poterlo tenere tutto il giorno su un, su un reparto di lungodegenza dove una persona che non è autosufficiente a una certa età non può più vivere da solo deve ricevere come servizio oppure per, come hanno fatto alcuni della campagna il discorso delle badanti eccetera sì, dopo, è, è, dopo ti beh. cominci a pagare le badanti le badanti vanno a ore esatto. quindi ti costa come un dipendente a tutti è gli vero. effetti i tredicesimi FED contributi è più visualizzazione della, della, poi tutte queste badanti che sembrano che risolvano i problemi dell'Italia ognuno che ha avuto un'esperienza con le badanti si rende conto che non è una così semplice deve trovare tragedia, la badante so. adatta perché comunque esatto. anche loro hanno i loro limiti quindi conseguentemente qui che sta in salotto e aspetta che le cose accadranno, sicuramente accadranno. Il problema è che qua non ce ne renderemo conto ma il è stato lanciato, titone indietro. Il fatto che oggi manca tutto, non c'è. Alladico vengono casi mandati dai servizi sociali dei comuni, perché vanno su in comune e non hanno più i soldi per pagare le bollette e i comuni non hanno più soldi da dare a queste persone e li indirizzano all'Adico dicendo come faccio, noi dobbiamo cercare di capire come poterle aiutare assolutamente, no, ma questa è una cosa importante adesso andiamo in pubblicità intanto ci arrivano diversi messaggi basta eh, levare la spina in Veneto a Roma resterà al verde e i grandi signori politici quando non avranno più soldi di, eh, cominceranno a sudare e fare i calli sulle mani Beh, un dato di fatto è comunque che eh, se l'attività imprenditoriale si svolge in una parte d'Italia, nel nord in generale Comunque da dall'Emilia Romagna in su in modo preponderante, purtroppo molto meno in altre parti. Se eh, non c'è più ricchezza, le imprese chiudono e le aziende non vanno più avanti, gioco forza che lo Stato non riceve più alimentazione, non riceve più la benzina, se non ha più la benzina deve fare dei tagli. Qui parliamo appunto di spending review, ne facciamo un brevissimo cenno dopo la pubblicità per arrivare e per capire eh, dove questi tagli andranno a parare, anche se già ci si può immaginare, viste come stanno andando le cose, dove invece dovrebbero prima che eh, le istituzioni possano in qualche modo degenerare. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, dicevo prima, proprio un cenno, mancano tra l'altro pochi minuti, se non sbaglio se siamo anche prossimi alla chiusura, Spending Review se ne parla in questi giorni, finalmente tagli, il problema è dire finalmente tagli se questi tagli andassero in un certo verso, cioè dai tagli della, della politica, lo stiamo vedendo, di questo discorso del finanziamento dei partiti, almeno in parte, dare un segno, uh, questi grandi, tutti questi dirigenti che prendono fracassate di soldi, perché veramente è il caso di dirlo, una grande revisione di chi, ad alti livelli, partendo dall'alto poi andare via via verso il basso, accorpamenti per carità, ma non partire dal basso, dai comuni, dove già si incomincia a vedere la possibilità di fare e poi salire, fermarsi magari a tre quarti, parti Della scalinata, perché forse diventa un insulto per l'intelligenza dei cittadini, o forse si ritiene che i cittadini, quello che io temo, non siano intelligenti e che l'intelligenza se l'abbia soltanto chi prende certe decisioni perché ha fatto un certo tipo di percorso di studi e quindi si reputa che possa permettersi certe cose, ignorando che magari c'è tanta gente che ne ha fatte anche di superiori pur non governando. Questo è un po' il problema. Secondo voi come la vedete come associazione dei consumatori? Mi sento insultato. Infatti, eh, infatti ci sentiamo molto insultati. Perché, purtroppo, insultati. vediamo che, come al solito, eh, aumentano di dismisura i poveri, aumentano un pochino di più i ricchi, è sparito il ceto medio e conseguentemente, a questo, comunque, le persone, le famiglie eh, in rischio di povertà assoluta sono aumentate di, di quasi 3 milioni e mezzo. Oggi. E basta andare sulle mense della Caritas per dire ci rendiamo conto che ci sono anche lavoratori che non arrivano più a fine mese, non ci sono solo i, i barboni, ci sono uh, ragazzi e uomini che hanno divorziato e che non riescono più a passare gli alimenti ai figli, no, no, o infatti, per passare infatti, gli alimenti ai figli non riescono. Eh, che Oggi c'è veramente di tutto. I politici dovrebbero cominciare magari da qui, per rendersi conto anche dove ci stanno conducendo e cosa poter fare. Oggi si parla che sarebbe stato giusto tassare i grandi patrimoni piuttosto che le prime case degli operai o delle persone in difficoltà o delle o le fondazioni delle banche o le fondazioni delle che... banche per non, dirne altre, per non dopo divagare troppo. L'ultimo monito della Banca Centrale Europea che ha esortato i nostri politici a rivedere le province in Italia, perché mentre abbiamo dei politici che erano dei. Che e ci invitano a dover fare dei sacrifici, e ricordiamo che Monti era un contabile di Pomicino quando era al governo, eh, che c'era Andreotti. Voi avete mandato anche questo comunicato. No, facendo... È giusto che, insomma, anche sappiamo... Che cosa avete ricavato, cosa avete eh, riscoperto. Che era, che era Sulla internet, sparito. sul curriculum di Monti, non, non, non c'è nulla che lo fa ricondurre a quello che è stato. O un periodo lavorativo con Pomicino e con Andreotti quando lui era contabile e l'Italia ha raddoppiato il debito pubblico non è che ci abbiamo inventato qualcosa abbiamo ricordato qualcosa che da nessuna parte comunque è emerso e adesso sembra che questo sia. quindi un non po aveva mago... fatto una consulenza eccezionale oppure Insomma, se l'era stata era un buon contabile non mi pare che eh, abbia fatto nulla quella volta per evitare che il debito italiano mai come quel periodo là venisse rivalutato o incrementato, però è stato ripreso è stato ripreso, io ho sentito delle dichiarazioni fatte da qualche comico in piazza, ho fatto delle indagini, ho guardato alcune riviste effettivamente su cui con Di Monti non compare questa sua, in questo suo passato, non compare questa sua esperienza. Poi positiva o negativa lo dirà chi è più esperto di me, però chiaramente è, dovuto, è dovuta intervenire la Banca Centrale Europea un paio di giorni fa dicendo che le province... Di qua parlano di fare dei sacrifici. In questo momento è in discussione come recuperare non so quanti miliardi di euro per non aumentare l'IVA di altri due punti percentuali qua ad ottobre come era già preventivato, no? come se fosse una conquista aumentare, non, non, arrivare a non aumentare l'IVA, il problema è dove andranno a tagliare, come dici tu, non si taglia mai dall'alto per arrivare verso il basso, ma prima si spazza via al basso e dopo forse qualche dirigente che prende l'equivalente di 100 persone normali viene, viene liquidato, pensiamo, pensiamo alle liquidazioni di super manager come Profumo, L'altro giorno c'era Marchionne dove si diceva che se Marchionne dovesse dimettersi da amministratore delegato della Fiat, tra azioni, questo e quell'altro, prende 100 milioni di euro. Cioè, pensiamo anche a, a super manager che sono sempre loro che, da una parte all'altra, tra, trasportano la loro esperienza, ma sono sempre loro dopo 3-4 anni ricevono queste laute liquidazioni, vari cimoli e via dicendo. Quindi, voglio dire. Non faccio fatica ad accettare dei consigli, dei suggerimenti da queste persone quando sono i primi che vedo che enunciano a niente. Io sono stato a Roma qualche giorno fa, sono rimasto inorridito: da dieci anni che non ci andavo a vedere poi come si muovono queste auto blu scortate davanti e hanno, che tirato, e, hanno e hanno avuto spiegate, il coraggio aberrante blu. di mettere in conto, dopo si sono bloccati, ma solo perché c'è stata l'attività dei media, dei giornali in primis, che in prime pagine hanno sbattuto il discorso di quanto 200-400 nuovi mezzi. Sì, ma ma. Io dico avere e la gente, il 4 milioni agendine, quelle agendine esatto. parlamentari. Eh, eh. Ma oggi, oggi, se io esco e comincio a camminare per strada, comincio a chiedere a quante persone, a quante persone voglio, quanti consiglieri regionali ci sono, non ce n'è uno che lo sappia, quelli sono i miei amministratori che io pago. Eh, sì, lo so, 60 purtroppo sì. E prendono 7-8 mila euro al mese, netti. In un po' secondo c'è una telefonata, se non sbaglio, in attesa. Pronto? Sì, gentile signora, buongiorno a lei e al suo... Buongiorno stessa. da dove chiama? Sono Italo della provincia di Padova. Prego. E eh, intanto grazie per la trasmissione, grazie a lei e al suo editore che ci dà la possibilità di intervenire, eh, mm -hmm. perché vuol dire che ci tenete anche a sentire il parere di noi poveri sudditi, eh, mm -hmm. che è una cosa importante, perlomeno abbiamo questa possibilità Assolutamente. quantomeno di sfogarci. Ecco allora, guardi. Sui costi della politica, io credo che eh, ridurre i costi della politica probabilmente non risolverebbe completamente il problema, però sarebbe un segnale soprattutto etico. Allora, in questo periodo in cui c'è la gente che si suicida e un cosiddetto Presidente del Consiglio come risposta dice beh, ma in Grecia si suicidano di più, mi pare che già questo sia sintomatico di un gravissimo problema psicologico di questo personaggio, perché queste cose non se le può assolutamente permettere di dire, perché lui rappresenta lo Stato italiano. Quindi, una cosa così andrebbe, quantomeno lo dico enfaticamente, ma perseguita penalmente, tanto per dirle, secondo me, con che generazione di persone abbiamo a che fare. Poi si chiedono sacrifici ai sudditi, perché io non mi sento cittadino per niente. Quando sono andato a votare non sono mai state rispettate le, 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 le mie possibilità di scelta, non sono mai state rispettate e non mi dilungo negli esempi, che penso siano chiari a tutti. Referendum e, qualità, e, e maggioranze politiche. Ma dico, questi signori che percepiscono i soldi dalla nostra IPEF e dalle nostre tasse, vogliono dare un segnale concreto? Faccio un esempio. Il signor Presidente della Repubblica è stato 60 anni in Parlamento, nessuno sa quanto guadagna di pensione, e ha un appannaggio assolutamente eccezionale. Supera quello che la regia d'Inghilterra dicono. Allora, ma questo signore che non paga il mangiare, che non paga il bere, che non paga certo, il trasporto, si, si può accontentare in fatto di crisi di 3.000 euro al mese? Eh, ma perché questi politici va bene, certo. non danno l'esempio? Se per un fatto temporale, una mm. circostanza temporale, loro dicono: Guardate, noi da domani mattina decidiamo anche noi tutti, province, regioni, Stato, mm. eh, consorci, eh, per comunità montane, presidenti, municipalizzate, guardate decidiamo e eh, come è il stato i funzionari di stato i No il no no è chiarissimo stato. il suo discorso. Ma perché non devono dire noi da oggi ci retribuiamo con 3000 euro al mese? Forse ci vorrebbe una voce molto molto forte o più voci che andassero eh, a portare eh, questo eh, messaggio. È eh, eh, per, eh, per, <ride> per farglielo signora, percepire, se, perché sennò ce lo diciamo se, 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 tra di noi, purtroppo. Se lei mi è appunto questo il problema, se lei mi consentisce di dilungarmi Non posso perché posso siamo arrivati al margele... termine. Facciamo così, ah, eh. guardi. Eh, noi parleremo ancora di questo tema in modo particolare. Mh, non domani sera, martedì, ma martedì, ancora successivo. Sì. Quindi, se lei vuole dalle 21 alle 23 abbiamo la nostra diretta serale. Domani sera c'è la trasmissione, ma è in replica sì. e parla sempre uno di questi problemi. Intervenga, così può anche dire la sua opinione, la possiamo anche far parlare anche di più. Ci sono anche sì. esponenti politici. Sì, la ringrazio grazie. moltissimo. Grazie. grazie, grazie della sua telefonata. Eh, chiudiamo perché siamo arrivati al termine abbiamo sforato. Una battuta di chiusura, Presidente. Purtroppo il cittadino che è appena intervenuto eh, ha manifestato garasso. quello che è il pensiero. <ride> non si tratta di essere apolitici, qua si tratta che ci mancano i buoni esempi. Quando esatto. riceveremo i buoni esempi forse anche noi saremo più disposti a fare qualche sacrificio, ma sarebbe giusto che il sacrificio venisse fatto in proporzione. Certo. Allora, con l'auspicio che qualcosa possa migliorare per tutti i cittadini, noi ringraziamo naturalmente per quello che possono fare e auspichiamo e sosteniamo nelle loro attività l'associazione di consumatori, l'ADICO in particolare. Che qui con noi in studio avremo ancora ospite naturalmente il Presidente che ci aggiornerà sulle, anche sulle loro ricerche molto interessanti sul territorio. Vi ringraziamo di aver partecipato con i vostri messaggi, e con la telefonata. Vi sollecitiamo a partecipare sempre. Noi ci ritroviamo comunque domani. La trasmissione di Dell'Usle 15 Alta Padovana parliamo di cuore e non soltanto con un esperto. Quindi un argomento molto, molto interessante. Non perdetelo. Domani sera c'è una replica della trasmissione di Politica. Poi noi ci ritroviamo in diretta mercoledì. Grazie, buon proseguimento e buona. Con primo maggio.